attorno di nuovo qua. Ecco, qui ci sono dei dettagli sulle pile, scusate, non è grandissimo, ma è scaricabile. E in particolare questa è la vista di lato, vedete tutta la corrente, che voglio dire, il risultato è ragionevole, verosimile. La soglia, vedete che c'è un passaggio in corrente veloce, poi c'è un disagio idraulico subito a valle, e qua si vedono dei dettagli del moto dell'acqua, il moto delle pile del ponte. Questo in particolare, vedete che si vede proprio un dettaglio di tutta la configurazione di moto tipicamente tridimensionale. E poi qui c'è una foto dell'alveo di quello che rimane al passaggio per la portata di piena, vedete che ci sono dei fenomeni di erosione abbastanza significativi. E in particolare qui quello che è successo è che, se vedete attorno alle pile, al di là di una protezione fissa fatta in cemento armato, attorno alle pile ci sono dei massi di grossa pezzatura. Ecco, quei massi di grossa pezzatura sono stati portati via in occasione delle prime prove, quindi ce ne abbiamo messi un po' più grossi, intanto che non si è trovato il diametro dei massi sufficiente a garantire condizioni di sicurezza, quindi si è dato indicazione alla società autostrada di dire: guardate, quei massi qua, anziché fare il diametro 1,5 m, fate il diametro 2,5 m, che così siamo tranquilli. Tutto qua. Ecco, qui ci sono dei dettagli, delle foto di dettagli. Bene, allora che cosa vi chiedo all'esame su questa cosa? Non è che si possa chiedere granché. Io quello che vi posso chiedere, la domanda tipica che faccio all'esame, è: mi spieghi per quale motivo non è possibile riprodurre in scala ridotta perfettamente i fenomeni di moto di una corrente a pelo libero. Allora voi mi dovete spiegare semplicemente che la conservazione del numero di Freund impone certi numeri di scala, la conservazione del numero di Lenz impone altri. Ecco, tutto qua, non vado tanto oltre. Poi, se voi siete, questa è normalmente la domanda che io faccio, poi sta a voi, se volete, rispondermi con qualcosa di più. Se mi rispondete con qualcosa di più, ne tengo conto, ma non vado tanto oltre questo. Ecco, un'altra cosa che posso chiedervi è dirvi: ma se io riproduco un albero, mi interessa di più la similitudine di Renz o la similitudine di Freund? Allora uno mi deve dire la similitudine di Freund, perché i passaggi da corrente lenta a corrente veloce li voglio ben riprodotti. Allora io potrei chiedervi, se vedo che siete bravi, potrei insistere e dire: cosa succede se il numero di Renz non è ben riprodotto? Mi spiega che cosa succede. Allora mi dovreste dire: le forze viscose aumentano e quindi bisogna trovare delle soluzioni. Oppure potreste dire: ma se le forze, se il numero di Renz si mantiene al di sopra di 70.000, è una approssimazione tollerabile. Ecco, non vado oltre questo tipo di domanda. Ecco, però io ritengo che questo sia un argomento molto interessante. Voi non fate un corso di misure e modelli idraulici, vero? No, lo fanno solo i civili. Quindi ritengo che sia valga la pena dedicarci quelle tre ore che ci dedichiamo stamattina. Bene ragazzi, ci vediamo domani. E per oggi ci siamo a posto così.